è molto bella. Yeah. Stavo registrando e non me l'ha detto, ero per... Ciao! Giovanni! E da Max? Com'è andata? Bene! Tutto a posto? Tutto bene! Ma? Ma? Che hai fatto quest'estate? Ma allora, quest'estate io mi sono preso un bel periodo di pausa. Nel senso che essendo molto impegnato con il lavoro, quello vero, quindi giustamente mi sono concesso pochi spazi di tempo libero. Però a livello teatrale mi sono preso un po' di pausa, 3 mesi di pausa. Sono stato fermo anche con la televisione, anche con il teatro, fermo, pausa. Mi sono concentrato su altre cose, però nei weekend mi sono andato a vedere le più belle località della Sicilia e quindi sono stato... Quindi sei stato fuori Palermo? Sono stato fuori Palermo, sì. E perché oggi restavi? Poi dovevo venire qua a fare tipo fare altri conti, altrimenti non devo anche restare. Sono stato a Castellammare del Golfo, sono stato alla riserva dello Zingaro, sono stato alla Scala dei Turchi. Là si è divertito, con la Scala dei Turchi si è divertito. Però sono lui. Poi tu che hai fatto invece? No, io sono stato in Calabria, ad Amantea. Ho fatto il capo animatore per un po' per 3 mesi, si alzava la mattina fino alla sera, si facevano gli spettacoli serali e niente, sono venuto un bel po', un colpo di testa, vedi, no, la testa, mi sono fatto biondo, promo non gliel'ho fatto notare che si è fatto biondo. Niente, tutti la prima volta che mi ha mandato, c'è una sorpresa per te, compare lui biondo, mi sta venendo l'infarto. Tutti che mi toccavano l'uccello. Ora, io mi auguro che tu metterai delle immagini per giustificare. Qua il pinguino, l'uccello! Perché il pinguino è un uccello. Che cos'è il pinguino? L'uccello. L'uccello, certo, se lo continui ad accarezzare diventa un condor, però... Perché dobbiamo per forza... le cose volgari. È un uccello, il pinguino è un uccello, depone le uova. Non è un uccello il pinguino, è già scritto lì perché gli fa vola, non l'ho capito. Perché lo struzzo vola? Io gli struzzi che stanno per terra ne ho visti tanti. E io pure, ogni tanto qualcuno accanto. Gli struzzi. Saranno trasparenti. Può essere. Allora dimmi. Stavo dicendo che è stato un bel percorso. Mi sono divertito tanto, la sigla che vedete nella trasmissione, quella finale, l'abbiamo registrata là, lui non c'è, però mi sente, non c'era perché non lo sapeva, ma forse ci sarà, non lo sappiamo, ancora devo finire di montare. Ora partiamo per la Calabria, andiamo a registrare la sigla finale. No, devo finire di registrarla la prossima settimana con i miei amici, avevo pensato di farla registrare anche a te, l'unico problema è che tu devi mettere in costume la parrucca. Questa sigla potrei anche evitarla, dico, non è che per forza uno deve, cioè uno le cose le può anche evitare, sapendo così. Per il resto, gli amori? Pensate che è normale che uno ha dei frequentamenti e poi basta. Ancora basta, non si può dire. Ieri sera è iniziato il Grande Fratello, c'era il comico quello che faceva. No, dico, io VIP. Perché c'era il Grande Fratello e lui via. Stavo dicendo, c'è quello che diceva che con lui le donne ridono. Ce l'aveva piccolo. Dico, non era un comico, no. Non mi dire cose perché tu hai cominciato questo video con l'uccello nelle mani. Questo è il pinguino, ma specifichiamo. Dove lo devo dare l'uccello? Non ho capito. Ci sono altri posti, non lo so, dai. Siamo seduti qua a fare sempre il essere volgari, veramente. Comunque, siamo volgari. Sì, lui è molto, mi dà solo guardare. Sei indecente, sai. Non sei fine educato come lo sono io. Il bello sapete cos'è? Che noi fuori dall'ambito teatrale televisivo siamo anche delle persone serie. Cioè lui è un architetto che se... E io sono responsabile di un'azienda che non si può dire perché sennò è pubblicità occulta. Però dico, cioè, va. Io di solito non lo dico mai che sono un architetto. Cioè, adesso tu sembra la voce che andare a dire che sono un architetto.
è un, che non è un... si vede, non si vede che sei architetto. Ma chi se ne frega, l'importante è quando firmo. Ma perché ti manca la matita sull'orecchio, altrimenti saresti un architetto. Ah, ecco, è quello che fa l'architetto. Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Io pure. Comunque, stavo dicendo a voi, cari amici che state guardando, se la manderemo in onda quanto stiamo registrando, che le puntate della TV Fariata, cioè, di quest'anno... Scusami, tu mi hai fatto stare qua 3 ore, che ho la macchina parcheggiata col parchimetro che secondo me è già sepoltato, dico, ma... e noi questa cosa non la manderemo più, uccidere. Non so se la mandiamo in onda nella trasmissione o se magari la mandiamo in onda semplicemente su YouTube. Beh, la mandiamo in onda. Da qualche parte la mandiamo in onda. Noi però vi suggeriamo, al di là di questo che state vedendo adesso, di seguirci sulla emittente Antenna 1, canale 185, perché andremo in onda molto probabilmente dal 9 ottobre, o il 9 o il 18, una delle due date. Comunque ad, sì, ad ottobre andremo in onda tutti i giorni alle 20, passerete mezz'ora con noi. Non abbiamo i mezzi, non abbiamo quello che può avere un emittente nazionale, però sicuramente c'è la simpatia, c'è la spensieratezza, c'è la voglia di stare con voi, e soprattutto se voi volete stare con noi possono mandare i loro video. Esatto, mandateci se voi avete magari delle età artistiche, quindi siete, che ne so, dei imitatori, più che altro dei barzellettieri, più che cucina, l'argomento dell'anno, la cucina. Le video ricette, se avete qualcosa da mandare. Le vostre classifiche personali, ad esempio vi piacciono i gruppi tal dei tali, fate una classifica dal quinto fino al primo, ce la mandate, vi registrate, ce la mandate e noi la inseriremo nel nostro programma. Vi ricordo che le clip non devono essere superiori a 2 minuti. Sì, perché altrimenti sforiamo, sì. Quindi. Ci mandate i vostri saluti, se volete ci date consigli, potete dare anche consigli ai vostri sindaci, cominciando le vostre clip con caro sindaco. Se state in un paese vicino Palermo, che non faccio il nome dei paesi perché altrimenti, potete tranquillamente farlo, cioè autoregistrarvi, videoregistrarvi e dire secondo me si potrebbe cambiare questa cosa piuttosto che questa, e faremo la lettera al sindaco, mi piace questo. Ma anche adesso dal 5 novembre ci saranno le votazioni per il, come si chiama, per Presidente della Regione. Però quindi se voi avete qualche suggerimento da dare non a Tizio Accaio, ma al prossimo governatore, chiunque esso sia, lo potete fare. Ad esempio, signor governatore, secondo noi lei dovrebbe abbattere tutte le case abusive, poi non dite dove abitate, perché gli abusivi in Palermo sono, in Sicilia sono tanti, ma lo potete fare. Se avete qualche altro consiglio da dare, caro governatore, esempio, dimezzatevi gli stipendi, caro governatore, riapriamo il parco Ninni Cassarà, che questi due poveri disgraziati si ne scopparaggiano in inglese per il paese. Caro governatore, che aspettiamo a diventare la capitale mondiale del turismo internazionale? Ma già diciamo, noi siamo capitale della cultura. E siamo a Tizzazzina. Di cultura ne abbiamo, di palazzi ne abbiamo, di storia ne abbiamo, ma abbiamo anche i nostri politici. Già, purtroppo, però dai, chiaramente non è. Vabbè, che anche palermitani e siciliani non babbiamo, nel senso che noi siamo all'altezza dei nostri governatori. Io sono proprio più basso, a prescindere. Comunque, quindi qui chiudiamo questo spazio che spero andrà in onda, dicendovi di appunto mandarci le vostre clip, qualsiasi tipo di velleità artistica sarà ben accetta. Anche perché, insomma, vogliamo dare la possibilità anche ad altri artisti o presunti tali di inserirsi nella nostra trasmissione. Quindi clip, ripetiamo, imitazioni, canzoni, piuttosto che appunto fate le classifiche, fate quello che volete. Anche servizi giornalistici di ricordiamo, denuncia. Ricordiamo, scusami Daniele, che l'indirizzo è questo di qua. Quello in pressione. Che sei. Poi ci potete contattare anche, insomma, avete i nostri contatti Facebook, YouTube, credo. No, provavo le facce. Anche di mail, cioè comunque cercate di, insomma, siamo un po' alla portata di tutti, di contattarci per avere i vostri video. Detto questo, possiamo anche salutarvi da Giovi Giovanni.
e Daniele Gerardelli. È tutto per ora. Alla prossima, ciao! Hasta la vista! Na, 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 na. Yeah.